con il calcio d'inizio in favore del Siena. C'è un nostro abbonato che ci dice che quando si dispongono nel primo se le cose vanno bene o vanno male, lui ha queste scaramanzie. In realtà abbiamo visto che accade un po' e allora è iniziata la gara. Carja e Galloppa cercano la percussione con Ivaramiro che prova a passare, Calaiò molto rapido e ci deve mettere il manone Giulio Cesar. Palla un po' larga, Figo si libera bene con una finta di Del Grosso, può mettere in movimento Ibra, se ne può andare nel ruolo della destra, attenzione Ibra, guadagna il fondo, parte il raso a terra e Portanova da Cambiasso con Mario che controlla il pallone giocato all'indietro, il pallone bella questa veloce, Ibra, Mario, palla dentro per Ibra, può andare al tiro, no perché è defilato, può andare al cross, raso a terra, la respinta, scatta il contropiede con Balotelli, cerca Ibra in accorcio, Ibra protegge il pallone con un numero, se ne va il genio, attenzione, ha messo la freccia, centro aria va Mario, attenzione Ibra, punta l'avversario, salta uno e salta due, e applausi, applausi per Ibra. Ancora Chivu, il lob a scavalcare il pressing dei centrocampisti, ma recuperano palla loro, poi Galloppa che va al tiro e c'è la parata di Giulio Cesar. Cucciu recupera pallone, allarga per Figo che si fa trovare bene, poi profondità per Ibra, vertice di sinistra, può entrare il genio, attenzione, uno contro uno, va al tiro cross, Curci si ferma, parte con un dribbling su Carja, c'è il movimento di Munta che attacca lo spazio bene, Decchi va dentro, attenzione il drago, c'è la spaccata di Brandao, grande palla dentro, applaude Decchi, Mario aspetta, arriva Chivu, il movimento di Figo che si allarga, palla per Zanetti che può partire in dribbling, taglia il campo in diagonale, gioca lateralmente per Chivu, può scaricare la palla nello spazio per Figo, invece va il cross, Mario solo il tiro, fuori gioco. C'è tutto solo Figo sul fronte opposto, prova a lanciarlo, accorcia bene un bianconero che ficagna, ma poi c'è Muntari, ancora Figo, punta l'avversario, uno contro uno, cross calibrato, secondo palo, Ibra, attenzione, arriva Decchi, il tiro! Oh, c'è un disegno sul gluteo di Brandao. Parte Mario, sono 44 minuti, palla morbida, Ibra con i pugni curci, Decchi, respinta, Cambiasso, è gol, 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 è gol! Cucciu, il Cucciu, Inter in vantaggio al 44, la respinta di Curci, la sassata di Decchi Stankovic sulla respinta, c'è lì in agguato Esteban Cambiasso che la va a mettere alle spalle del portiere del Siena per il gol dell'1-0, minuto 44, il gol del vantaggio siglato da Cucciu Cambiasso. Cambio di gioco a cercare Ghezzal, Chivu di testa, perdono il pallone tutti quanti, lo ritrova il giocatore del Siena che tenta di andare al cross, vuole guadagnarsi un calcio d'angolo, ma Mario con una magia gli sottrae il pallone, ma non si può beneficiare di questa ripartenza perché Bergonzi manda tutti a prendere il tè con il parziale di Inter 1, Siena 0, il gol realizzato da Esteban Cambiasso al minuto 44, poi Decchi viene incontro Ibra, può scaricare su Figo, eccolo là, la palla buona per Mario, è solo Mario, 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 salta portiere, Mario, è gol, 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 2-0, assist di Luis Figo e Mario salta il portiere e va dentro, Inter 2, Siena 0, Balotelli. Grande azione, grande ripartenza al minuto 7, veramente una grande azione in ripartenza per il gol del 2-0. Con Mourinho che in questo momento rimprovera, chissà cosa avrà da dire a Mario in questa circostanza. La palla dentro, vedete la ripartenza ancora una volta con Mario che salta al portiere e poi la mette nella porta sguarnita. Tanto c'è un cross, il colpo di testa, palo di Calaiò e Siena vicino al gol del 2-1. Palla per Luis con Figo che si porta via un paio di giocatori, mette in movimento Balotelli, Balotelli cerca la collaborazione di Ibra che va al tiro improvviso e c'è la parata facile dei Curci al minuto 13.
Brandao adesso in avanti per Galloppa con il Cucciu che gli morde, gli porta via il pallone, colpo di tacco, Mancini si distende l'azione di contropiede, 4 contro 2, attenzione, Ibra, il tiro, è gol, Ibra, 3-0. E ringrazia i tifosi, ringrazia la curva, 31esimo Ibra, è il gol del 3-0. L'hanno incoraggiato, gli hanno fatto i cori e lui al gol ha ringraziato. E allora 3-0 con ancora i giocatori del Siena che stanno protestando, non so per quale motivo, forse reclamano per l'intervento su Di Cambiasso, rivediamolo, eccolo qua, l'uno contro uno, una sassata incredibile. Coppola batte lungo cercando il movimento di Ghezzal che attaccato da Santon, c'è il tiro e Orlandone, Paolone, Zanetti però intercetta, va da solo il capitano, attenzione, movimento di Muntari in profondità, si ferma Saverio, va al tiro, Muntari sviene colpito dal tiro del capitano come l'orso alle giostre. C'è Decchi, c'è Ibra, parte Ibra, il suo tiro, Curci in due tempi. Finisce 3-0 con l'Inter campione d'Italia che batte il Siena con i gol di Cambiasso, Balotelli e Ibrahimovic. 3-0 conclusivo, grande festa, e che sia grande festa. E allora ricordiamo ancora bene il tabellino da ricordare. Cambiasso al 44esimo del primo tempo, Balotelli al minuto 7 della ripresa, Ibrahimovic al 31esimo. E allora festa grande al Meazza con l'Inter campione d'Italia.